Pace a tutti, ben sintonizzati sulla frequenza di Radio Messaggio Cristiano, ben ritrovati sul nostro canale YouTube ed anche ben ritrovati sulla nostra pagina Facebook. Ascoltiamo insieme il culto che sta per iniziare. Buon ascolto e buona visione da Radio Messaggio Cristiano con la pace del nostro Signore. Sei tu, Signore, degno di lode. Alleluia. Noi ti vogliamo anche questa sera adorare, Signore. E ne siamo felici perché non siamo soli, Signore, nell'adorarti e nell'onorarti. Ma questa sera siamo, Signore, insieme, uniti agli angeli tuoi del cielo, a tutto l'esercito tuo celeste. Alleluia. Perché io, Signore, tu sei il Dio loro e il Dio nostro. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome. Alleluia. Io, Signore, grati e riconoscenti, vogliamo, Signore, onorare il tuo santissimo nome. E insieme a te, Gesù, colui che ci ha salvati. Sì, Signore, perché per mezzo di lui ci hai ridato la vita, quella vita che avevamo persa. Signore, per mezzo di lui ci hai risuscitati spiritualmente. Alleluia, gloria al tuo nome. E lui ci hai ridato l'eternità perduta, Signore, appunto, che avevamo perduto nel giardino dell'Eden. Quindi grazie, Padre, a te, a Gesù e allo Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen, alleluia, amen, amen. Alleluia. E se Gesù dimora nel nostro cuore, non saremo noi a dire, a fare, cioè a parlare, ma sarà sempre Lui, Gesù, lo Spirito suo a guidarci. E allora, vedete, noi stessi riconosceremo che quello che abbiamo fatto di buono, quando facciamo qualcosa di buono, non siamo stati noi in fondo, è stato il Signore. Amen. Ecco, e la gloria va sempre a Lui. Allora, perché come ha detto agli apostoli, dice: senza di me non potete fare niente. Alleluia. Amen. Quindi se noi sapete, c'è una cosa che sappiamo fare bene, il male. Chi lo sappiamo fare bene? Perché nascevo con noi, il male è nato con noi e prima con stradagammo ci vuole manco a cannonate, neanche la morte, eh?
Perché? Perché effettivamente, fratelli, chi non permette al Signore di togliere il marcio, il male, mentre noi siamo in vita, quel male accompagna l'essere umano fino alla morte, oltre la morte. Vedete, quindi come il male è inseparabile e come il male inseparabile, inseparabile è anche il bene, l'amore. Amen. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Alleluia. E così vogliamo passare alla lettura della parola del Signore come l'ha stabilita. Alleluia. Ah, sapete cosa volevo dire? Gloria a Dio, che il Signore me l'ha fatto ricordare. Una cosa, io porrò inimicizia tra te e la donna, e come diceva la nostra dicevo io che non mi suonava buono perché tua progenie era messa il tuo seme, che appunto che il seme, Maria non aveva seme, non ha seme, la donna non ha seme, no? Quindi allora lì per lì io vi ho detto, a questo punto posso dire che io vi ho detto, ci sono le cose che dice il Signore, io vi ho detto che sarebbe stato più giusto dire ciò che nascerà da te, io parlo in inimicizia tra tutto ciò che nascerà da te, rivolgendosi al serpente, e ciò che nascerà dalla donna. Insomma, è giusto, e sarebbe giusto, però è troppo lungo per dire, e come si dice foneticamente, non suona buono all'orecchio, no? Ha detto Signore, eppure questo qui, questo fatto, io da sta Bibbia stai suonando troppo errore. Ma il Signore effettivamente, il Signore mi ha dato di quello, non indurci in tentazione. Amen. E che poi il Signore invece ci ha detto preservaci dalle tentazioni. Quindi la frase più corretta è preservaci dalle tentazioni. Allora, sapete, questa volta sono sicuro che è stato il Signore, ecco, perché infatti è stato un attimo, come un flash. Ed io, guardate qual è il coso, ed io porrò inimicizia, disse al serpente, fra te e la donna, e fra il tuo frutto e il suo frutto. Ah? Ora suona buono. Ora cuddavo. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo frutto ed il suo frutto. Cioè ciò che tu hai, ciò che tu produrrai e ciò che lei produrrà. Perché il frutto è il prodotto che dell'albero, du seme tutto sommato, è vero. E poi il Signore, per darmi la conferma, subito dopo mi ha fatto ricordare che Elisabetta ha detto a Maria, benedetto il frutto del tuo seno. Parerei che io l'avessi fatta apposta, ve lo dico in verità. Allora, vogliamo leggere nell'Apocalisse capitolo 5. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte
perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi ritto in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani, il loro numero era di miriadi di miriadi di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, che diceva a colui che siede sul trono ed all'agnello: siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano: Amen. Ed i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. E sia glorificato il Signore anche questa sera. Per ubbidienza ho letto dove il Signore mi ha ordinato da leggere. Alleluia. È bello da una parte, non è tanto bello dall'altra, nel senso, per me, perché leggere, vedete, quello che il Signore mi ordina da leggere, senza sapere quello che si deve dire, non è bello, umanamente parlando. È bello perché poi, una volta che il Signore incomincia a spiegare, a farmi parlare, allora uno apprende, io per primo e successivamente, poi tempestivamente possiamo dire, voi, perché sono frazioni di tempo proprio, perché il Signore mi dà un istante prima e subito io traduco quello che il Signore mi mette nella mente, amen. Io traduco con le mie parole per farmi capire da voi. Perché? Dice, io traduco. Lo spiego subito. Cosa sta andando? Il Signore mi ha dato un esempio. Bellino. No, non è bellino, è bellissimo. Per esempio, se io fossi un inglese, no? Il Signore mi pare che mi fa, diciamo, mi parla in inglese, alleluia. Ecco, mi dà con il suo spirito, mi dà da capire, amen, secondo, ma lui non è che parla in inglese, perché per esempio, perché contemporaneamente, seguite, attendete, perché contemporaneamente il Signore potrebbe parlare ad altri suoi servitori in questo momento.
che si fanno giocare pure qualcuno a Messina, pure in altre città, in tutto il mondo. È giusto? Perché non è che il Signore direbbe aspetta perché per due ore io devo parlare con mio figliolo, con mio figliolo Nino. Figliolo Nino De Luca. E allora rilassa. Quindi il suo spirito, amen, quindi investe tutti quelli che lui usa in quel momento. Per esempio in questo momento. Amen. Allora, poi, ripeto, allora lo Spirito Santo ha un unico linguaggio per tutti. Poi siamo noi che effettivamente traduciamo nella nostra lingua il linguaggio dello Spirito. Che scendiamo più profondo e più parliamo e più difficile e più non ne capiamo. No, più dobbiamo capire. E allora... non sta scritto che quando io parlassi le lingue degli uomini o le lingue degli angeli, se non ho amore non la mi giova. Amen. Vedete, quindi il parlare degli angeli è proprio il parlare spirituale. Come Dio si esprime e parla con gli angeli, come il Padre parla con il Figlio e il Figlio parla col Padre. Non è che il Padre ci parla in siciliano o in italiano o in francese al suo figliolo. Loro hanno un linguaggio spirituale. Quindi questo linguaggio spirituale, vedete, allora viene automaticamente, vedete, grazie Gesù, alleluia. Ecco, vedete la tecnologia. Se non vado errato, qualcuno che ne sa più di me mi confermi, se non vado errato mi pare che ci sono, non so come si chiamano, dei programmi o qualcosa che o delle apparecchiature che traducono tempestivamente, per esempio, una lingua in un'altra. Traduttori simultanei. Traduttori simultanei. Esistono, no? Sì. Sì, perché c'è... Amen? Gloria a Dio. Quindi, ci sono. Sono... figliolo. Ecco, allora, il Signore mi ha dato da capire questo. Sia glorificato il suo Santissimo. Quindi lui parla con il suo linguaggio, linguaggio spirituale, no? Allora, lo Spirito Santo, a secondo con chi sta parlando, traduce simultaneamente in quella lingua. Ecco perché io lo capisco. E contemporaneamente lo potrebbe capire un altro, che il Signore sta dando anche un altro messaggio, non necessariamente lo stesso messaggio, la stessa lettura. Amen? Quindi avviene questo, la cosa simultanea. Amen? E tutti lo comprendiamo. Alleluia. Amen? Vedete, ecco, questo sia glorificato in Dio. Perché noi oggi riusciamo a capire in piccola parte questo? Grazie sempre a quella rivelazione delle origini, delle sue origini, il suo spirito, alleluia, amen, perché altrimenti noi non potremmo né spiegare né capire questo, alleluia, amen. E allora guardate come effettivamente anche in questa circostanza, fratelli, in verità, io manco volevo dire, però giustamente il Signore mi guida e io non posso disubbidire. Anche in questo, guardate, sia glorificato Dio. Dice, chi è degno? E vi dice un angelo potente che proclamava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte
perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi ritto in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, alleluia, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Amen. Vedete, quindi Giovanni vide un agnello come ucciso, dice che aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Vedete come effettivamente, cioè è la pienezza dello Spirito di Dio, amen, che possiede Gesù, che il Padre per mezzo di Gesù manda questa pienezza del suo Spirito su tutta la terra. Amen? Alleluia. Per mezzo di Gesù. Quindi questo Spirito come lo manda? Come farebbe a mandare questo Spirito per tutta la terra? Ecco che il Signore ci ha spiegato come è formato lo Spirito di Dio. Alleluia. Amen. Che effettivamente, ecco, si sprigionano da Lui, da Gesù, diciamo, queste particelle spirituali, che si propagano, diciamo, nello spazio e raggiungono, diciamo, a secondo quello che Lui, o meglio il Padre, ha stabilito, e che per mezzo di Lui, ecco, arriva a investire, non investire nel senso cattivo, ecco, per dire, viene coperto quell'essere, quella persona, quel servitore di Dio, amen, oppure quella servente. Tant'è vero, guardate, se ci fate caso, quante volte, diciamo, i fratelli che il Signore ha dato questo compito, ha affidato questo compito della preghiera, in modo tale che i fratelli e le sorelle che non hanno ricevuto ancora lo Spirito Santo, diciamo, preghino e ricevono. Vedete come in quel momento, appunto, è da Gesù che si sprigionano queste particelle spirituali, amen, che colpiscono, diciamo, dei fratelli e delle sorelle che stanno pregando. E c'è chi parla in lingue, c'è chi interpreta, sempre per lo Spirito Santo. Allora, amen. E possibilmente contemporaneamente vengono suggellate più fratelli e più sorelle. E parlano in lingua, guarda, Gesù, fratello, sta parlando. Amen. Vedete come quindi si diffonde lo Spirito di Dio. Amen. Vedete come il Signore ci sta dando proprio da capire tutto questo meccanismo, questo mistero. Alleluia, amen. Celerò ai miei figlioli le cose che per noi, dice il Padre al Figlio, che per noi sono normalissime. Alleluia, amen. Se noi li dobbiamo portare nei nuovi cieli, nella nuova terra, e devono vivere con noi, devono sapere queste cose, gliele possiamo spiegare una volta che sono qua? Noi gliele cominciamo a spiegargliele mentre loro sono ancora sulla terra. Amen, gloria a Dio. Allora, vedete come funziona? Perché, vedete, tante volte, effettivamente, almeno a me è successo, che non adesso, ma quando non conoscevo ancora tante cose, che il Signore non mi aveva ancora ammaestrato, non mi aveva fatto crescere, perché anch'io, fratelli, sono partito dal nulla, spiritualmente parlando, e piano piano il Signore mi sta facendo crescere, mi sta facendo ammaestrare. Non ho raggiunto, perché per raggiungere la perfezione non la raggiungeremo mai, la raggiungeremo quando saremo
alla sua presenza quanto alla conoscenza, perché infatti, come dice l'Apostolo Paolo, per ora in parte conosciamo e in parte profetizziamo. Amen? Quindi noi facciamo le cose una piccola parte, amen? Perché noi dovremmo vivere, ma non per completare il tutto, ma dovremmo vivere migliaia di anni per poter crescere gradatamente e capire sempre cose più profonde e più complete, che completano la nostra vita spirituale. Quindi sia glorificato il suo santissimo nome, che appunto lui ci sta spiegando queste cose in modo tale che quando sorgono, perché vedete, potrebbero sorgere dei pensieri e tradursi poi in dubbi, se noi non abbiamo una certa conoscenza, una certa preparazione spirituale. Perché può essere l'avversario, o può essere, per esempio, un nostro pensiero. Dice, ma tale cosa, per come che funziona? Ma il Signore, ma chissà com'è qua, là, ecco. Allora l'avversario magari ne approfitta, dice, guarda, se sta chiedendo, oppure è lui stesso che ce lo fa chiedere, per farci capire che le cose sono impossibili, quindi il Dio mente quando parla, invece no, vedete, il Signore spiegandoci prima come stanno le cose, allora quando sorge un pensiero, oppure l'avversario viene per mettere un pensiero strano nella nostra mente, noi, grazie a quella preparazione da parte del Signore, riusciamo a dare la spiegazione. Amen, gloria a Dio. Allora, perché effettivamente quanti, guardate, quanti nel mondo non credono nel Signore, loro vorrebbero credere, ma sapete perché non credono? Perché non riescono a darsi una spiegazione di tante cose. Non riuscendo a darsi una spiegazione a quelle date cose che loro vorrebbero sapere, conoscere, allora dice, così Dio non esiste. Invece, vedete, il Signore, per non farci arrivare lì, per non creare confusione in noi, che cosa fa? Ci ammaestra in modo tale, dice, aspetta, perché quando, per esempio, o che parte da te o dall'avversario un pensiero strano, tu già sei preparato, conosci e ti dai la spiegazione. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi vedete, ecco perché, quindi, è questo, vedete, sia glorificato è Dio, perché alcuni, sempre di quelle, per esempio, del mondo, no? Ah, sì, ora il Signore parla, se Dio esiste, Dio che è purissimo, sì, ora si mette con loro a parlare, a fare, che poi ci sono pure certe credenti che parlano pure così. Ah sì, ora Signore, Signore, ora si mette a spiegare queste cose, a questa, a quell'altra. No, fratelli, questo sia glorificato è Dio, perché appunto la gloria è di Dio e di Gesù Cristo. Questo oggi può accadere perché l'agnello, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, con la sua morte, con il suo sangue sparso sulla croce anche per noi, ci ha lavati, purificati. Quindi questo ora può accadere, amen, senza nessun impedimento. Prima non poteva accadere, prima del sacrificio di Cristo. Ma oggi, dopo il sacrificio di Cristo, tutto è possibile per il Dio. Ed infatti, vedete, i sette spiriti di Dio, dice, mandati per tutta la terra, non potevano essere mandati prima, perché quelli che lì dovevamo ricevere lo Spirito di Dio, amen, eravamo allo stato impuro, contaminato dal peccato. Oggi è possibile,
Perché nel momento in cui uno crede in Dio, crede in Gesù, ma crede col cuore, allora, diciamo, quel fratello, quella sorella, quel credente viene subito lavato, purificato con il sangue di Gesù Cristo, e quindi lo Spirito Santo può entrare in azione. Amen. Gloria all'Altissimo. Prima, tant'è vero che i suggello del Spirito Santo nel Vecchio Testamento non c'erano. Alleluia. Amen. Venivano, ecco, i servitori di Dio venivano usati dal Signore. Attenzione, dice, ma allora nel Vecchio Testamento come che i profeti non avevano lo Spirito Santo, non parlavano lo Spirito Santo? Allora, in questo momento il Signore mi ha dato, vedete, contemporaneamente mentre io parlavo, mi ha dato la spiegazione. Amen. Grazie Gesù. Allora, sapete perché nel passato i profeti ed anche tanti servitori di Dio potevano parlare con Dio e Dio con loro? Dice, e Gesù non era stato ancora sacrificato, è giusto? Amen. Eppure dice il Signore parlava, come mai? E allora, perché non in tutti, quindi come oggi, perché oggi tutti i credenti che hanno chiesto e continuano a chiedere al Signore di essere suggellati, battezzati con lo Spirito Santo, vengono battezzati. Ma una volta questo non avveniva. Amen? Perché lo Spirito Santo agiva soltanto nei servitori di Dio, tanto profeti o sacerdoti o re. Dice, e perché che Gesù non era stato ancora sacrificato? Ve lo spiego subito, perché il Signore me l'ha spiegato, me l'ha fatto. E allora, perché già nel giardino dell'Eden, il Dio, per poter parlare con la progenie di Adamo e di Eva, ha fatto il primo sacrificio nel giardino dell'Eden, quando rivestì Adamo ed Eva con le pelli, quando gli fece al posto do vestito che si erano fatte Adamo ed Eva di foglie di fico, il Signore invece li rivestì con delle pelli. Amen? Quindi allora, vedete, lì il Signore ha compiuto il primo sacrificio, quindi è come se in quel momento fosse stato il sangue di Gesù. Aveva, in poche parole, quel sangue aveva lo stesso valore effettivamente, perché se non avesse avuto lo stesso valore non avrebbe potuto il Dio operare. Amen? Però era sempre un qualcosa di provvisorio. Amen? Quindi, allora, il Signore, tant'è vero che, vedete, lui parlava, eppure, seguite, non solo allora, ma successivamente noi vediamo che anche, per esempio, Noè non offrì sacrifici e olocausti all'Eterno, al Signore. Quindi, perché i sacrifici ci sono sempre stati. Praticamente i figlioli di Dio i sacrifici li hanno sempre fatti, come per esempio Melchisedec, che non era pure un sacerdote del Dio Altissimo, dice, no? Ma a Noè, come poteva parlare? Perché
loro, vedete, i credenti, il vero credente, offriva sacrificio all'Eterno. Quindi è come se quel sangue fosse stato il sangue di Gesù, perché effettivamente era l'elemento espiatorio, va bene? In vista del sangue di Gesù che doveva poi entrare in azione sulla croce, su Golgota. Amen? Ecco, Giovanni Battista perché allora ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Perché quello che era prima era simbolico. Cristo è qui duvero. Amen? Alleluia. Ecco perché, vedete, il Signore poteva parlare con i profeti, con i sacerdoti. E guardate, tanto è vero che i cioè che i re e anche i sacerdoti venivano unti con dell'olio. Ma l'unzione che ricevevano, vedete, i re o i profeti stessi, prima loro avevano, diciamo, partecipato, perché quando, vedete, i sacerdoti offrivano i sacrifici all'Eterno, non è che li offrivano i sacerdoti soltanto per loro stessi, ma per tutta la nazione. Amen. Per dare quindi la possibilità ai credenti di poter capire le cose di Dio e a Dio di poter operare in loro perché purificati dal sangue degli animali, che era la figura del sangue di Cristo. Sono riesco a farmi capire? Non mi calate la testa solo perché mi farò contento. Amen. Vedete perché effettivamente ci sono stati sempre questi sacrifici di sangue, per dare il Signore la possibilità a se stesso di poter intervenire, alleluia, ai credenti, di poter capire, di essere purificati. E allora, stupicolissimo esempio, no? Allora, io una cioccolata, no? Un cioccolatino, se vi piace. Se non mi piace, allora, un cioccolatino, no? Allora, seguitemi attentamente. Io, un cioccolatino che allo stato, che non ha, diciamo, non è confezionato, per dire, no? E anche se fosse confezionato, io giustamente per poterlo dare a uno di voi, che faccio? Ve lo do chi me lo dà. Non solo è maleducazione, ma è pure antigenico, no? E allora, quindi io ho già le mani pulite e Dio ha le mani pulite, sempre. Allora dice, aspetta, io per dare questo cioccolatino, per esempio, a un altro, a qualcuno, che cosa gli dico? Lavati i mani, così ti do un cioccolatino. Se lui non si lava le mani, io il cioccolatino non ce ne dogno. Perché scusa, se tu hai le mani sporche. Ma non sporche così, poco. Che tu cose contaminate, mortali. Perché, ecco, vedete, il peccato che c'era in noi, nell'uomo, era mortale. Amen. Quindi l'impurità che possedeva l'uomo era mortale. Quindi bisognava che venisse lavato
diciamo, quel credente, tanto maschio che femmina, amen, dalla sua sporcizia mortale. E allora questo, vedete, alleluia, quindi il Signore, per dare, io buttai l'esempio, per dare sto cioccolatino, no? Che cosa faccio? Prima ve faccio lavare le mani e poi ve lo do e voi lo mettete in bocca. Se io non vi faccio lavare le mani, non vi faccio cioccolatina che è pura, diciamo, però nelle vostre mani diventa infetta. Alleluia. Amen. Allora, ecco, ciò che Dio dava ai profeti, ai sacerdoti, lo poteva dare perché loro prima si lavavano, noi mani, l'intero essere, con il sangue della vittima, di un agnello, a secondo quello che era. Allora il Signore poteva dare il cioccolatino. Sono riuscito a far capire i meccanismi. Allora, amen, gloria all'Altissimo. Ecco perché il Signore poteva parlare, alleluia, con loro, e loro potevano parlare con Dio. Allora, infatti, dove c'era il peccato, il Signore non parlava. E quindi e neanche quelli che erano nel peccato potevano parlare con Dio. Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. E infatti, guardate, anche qui, quando voi venite all'unzione, come dice San Giacomo, dice, ecco, che l'anziano, gli anziani, perché gli anziani, per dire, no, che ci sono chissà quanti anziani, per dire gli anziani che hanno quindi questo compito, ogni anziano insieme agli altri anziani, non vuol dire essere tutti assieme, gli anziani, per dire, tutti quelli che hanno questo compito, quando qualcuno sta male, dice, chiama l'anziano, secondo lo anziano, e questo dice, prega, e se ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Perché gli saranno rimessi? Perché appunto, vedete, prima, seguite attentamente, prima il Signore deve togliere il peccato, deve rimettere il peccato. Una volta rimesso il peccato, tolto cioè il peccato, allora lo Spirito Santo, a secondo, ecco, in quel momento, il tipo di malattia, secondo quello che ha di bisogno quel fratello, quella sorella, allora lo Spirito Santo interviene, sana, guarisce, libera. Amen. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Vedete, dice, perché si è commesso dei peccati? Perché li deve togliere i peccati. Tant'è vero che Gesù stesso diceva, vai in pace, i tuoi peccati ti sono perdonati. Dice, chi è costui che perdona i peccati? Soltanto è Dio. Dice, ma chi è più giusto dire, i tuoi peccati ti sono rimessi? O dice, vattene a casa e sii guarito. Vedete che l'uno è legato all'altro? Alleluia. Allora, oggi noi abbiamo questo vantaggio, ecco i tempi che si maturano, perché allora, vedete, questi servitori di Dio dovevano parlare, portare il messaggio da parte di Dio. I sacerdoti dovevano portare sia il messaggio di Dio, che dovevano servire pure Dio, stavano a servizio di Dio. E allora, in attesa che venisse Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato. Venuto l'agnello di Dio, ecco, vidi, ritto in mezzo al trono, gli esseri viventi e in mezzo agli anziani, un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Alleluia. Vedete, anche lui, per potersi accostare al Padre, seguite attentamente, non a caso, guardate, gloria all'Altissimo,
Potrebbe è scritto, dice, ecco, vidi un agnello come ucciso. Poteva anche omettere questo particolare, questa precisazione, ma vidi un agnello come ucciso, perché Gesù, anche se è venuto all'esistenza, cioè si è fatto uomo mediante seme divino, però il corpo era umano. Quindi il suo sacrificio sulla croce è servito anche per il suo corpo, perché il suo corpo è vissuto in mezzo ai peccatori. Lui è stato contaminato, il suo corpo veniva continuamente contaminato. Alleluia, amen. Allora Giovanni vide un agnello come ucciso, e poiché tu sei stato ucciso, quindi hai versato il tuo sangue anche per te, ora puoi venire alla presenza del Padre. Lo puoi prendere il libro, cioè il rotolo, e puoi sciogliere i suoi legami lì. Amen, gloria al Signore. Perché, e allora, infatti dice, poi vide ritto in mezzo al trono ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne, alleluia, e prese il libro, vedete, e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Alleluia. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello. Guardate come effettivamente, gloria all'Altissimo, il Signore pone enfasi proprio sull'agnello. Amen? Che è la radice di Davide. Poteva dire, ecco venne il suo figliuolo. Avrebbe potuto dire, ecco, venne il suo figliuolo e prese dalla mano destra del padre. No, l'agnello. Qui infatti fa risaltare, alleluia, al massimo il grande valore, l'indispensabilità del sacrificio di Cristo. Per lui e per tutti. Lui come corpo umano, eh? Alleluia. Amen. Perché vedete, lui non è che lui aveva bisogno questo diciamo il sacrificio perché aveva commesso peccato, no, ma perché era stato a contatto con gli uomini peccatori, con il peccato, a contatto con il peccato. Amen, gloria all'Altissimo. Allora, e guardate come effettivamente egli venne, prese quindi il libro e i 24 anziani, dice, si prostrarono davanti all'agnello, alleluia, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, stella cacce, no? Era una specie di cose che loro, ogni parte di questo rotolo era legato. È come se un libro fosse, sapete, quando andavo a scuola, io ora non lo so, compravamo i libri e poi a casa li dovevamo tagliare con tagliacarta. Non lo so, oggi erano chiusi tra le loro. Allora, se prendeva questo... si prendeva, diciamo, sto libro e si doveva mettere uno a casa, no? Con taglia carta oppure con un coltello, no? Andavo in poche parole... Sapete cos'era? Sicuramente doveva essere questo, che quando loro stampavano i libri, stampavano su fogli di carta grandi,
Poi queste foglie di carta grandi venivano piegate, per esempio in quattro a secondo. Quindi, poi li rilegavano in quella maniera. Però per distaccarli un foglio uno dall'altro bisognava tagliarlo questa cosa. Voi capite a me, capite, siete vecchi come a me. Foro contate, questi figlioli non capiscono niente, non sanno niente. Certo, perché oggi se non hanno tutto cammino. Vabbè, no. Alleluia. Quindi non sono più così i libri, vero oggi? Oh, gloria a Dio. Allora, diciamo il libro, questo rotolo che era come, ecco, portato l'esempio, come quei fogli che si dovevano tagliare, no? Guarda, questi qui, questi libri, si dovevano, perché in poche parole, questo libro, qua traduce il libro, da non era, c'erano i libri come sono ora, noi abbiamo questa visione del libro in questa maniera, invece allora erano rotoli, erano incudurati, no? Allora, però, vedete, ogni... era diviso questo rotolo, tutta l'Apocalisse, tutta l'Apocalisse scritta era divisa in sette parti. Quindi, e questa divisione l'uno dall'altro era praticamente ogni capitolo, ogni cosa era legato. Quindi, infatti, poi successivamente dice: poi vidi quando l'agnello aperse il primo dei sette sigilli. Vedete? Alleluia. Amen. Alleluia. Quindi allora l'agnello dice sempre l'agnello perché non poteva, vedete, il Signore manifestarsi al mondo, non poteva manifestarsi neanche con Gesù stesso che si era fatto uomo, che il Padre stesso l'aveva fatto uomo. Amen. Gloria a Dio. Perché appunto doveva, ripeto, purificare questo. E infatti, dopo, se ci fate caso, se vi ricordate, seguite attentamente, se vi ricordate, attenzione, perché anche questo è importante, lo so, può apparire una piccola lunga, sto discusso, però è importante, almeno per me. E allora, praticamente, se vi ricordate, Gesù ha detto a Maria Maddalena: non mi toccare, perché non sono salito al Padre. Amen. Ve lo ricordate che sta scritto qui? Perché le ha detto: non mi toccare? Perché altrimenti, se tu mi tocchi, rendi vano il sacrificio che io ho fatto sulla croce, perché tu mi contamini in causa oda. Quindi non mi toccare, perché non sono salito ancora al Padre. Allora, guardate, grazie Gesù. Mi direte, sì fratello, hai ragione, però successivamente lo hanno toccato quando lui è ritornato. Perché vedete, gloria a Dio, lui intanto, e questo vedete ci dimostra che effettivamente il suo corpo, a causa degli altri che lo circondavano e lo toccavano, era impuro, cioè non proprio purissimo, amen? Perché altrimenti non le avrebbe detto a Maria Valder non mi toccare, perché tanto dice: ma può toccare, sai, io. Ecco, no, questo, vedete, ci fa capire effettivamente che il sacrificio di Cristo è servito anche per lui, perché la sua carne è stata purificata mediante il suo stesso sacrificio. Amen? E allora dice: perché prima dice a Maria Maddalena non mi toccare e poi invece torna si fa toccare, perché dice a Tommaso: toccami, dice tu che non ci credi, dice tocca qui nel segno dei chiodi, il costato, e si è fatto toccare.
Perché, ecco, quello che il Signore mi ha dato da capire è stato questo. Perché, guardate, gloria all'Altissimo, Abba, chita la massia, alleluia. Perché Gesù, salendo al Padre, con il corpo di carne, purissimo, purificato dal suo sacrificio, ora può andare alla presenza del Padre, perché è purissimo. Amen. Andando al Padre, allora lui riveste ora l'incorruttibilità, amen, e riveste le sue caratteristiche primiere, le riprende nuovamente. Ora Gesù, salendo al Padre, riceve riprende tutte le sue caratteristiche primiere quando lui era in spirito presso il Padre, però senza un corpo di carne, era soltanto come gli angeli. Amen? Ora Gesù non è solo come gli angeli, amen? Ma ha anche un corpo di carne più degli angeli. Amen? Però il suo corpo ora è diverso, è completo. Tant'è vero che Giovanni, quando lo vede, dice, cadde per terra come morto. E lui dice, mise la sua mano destra su di lui e gli disse, non temere, io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, io fui morto, però dice, sono ora vivente. Amen? Vedete quindi come lui ha riacquistato le sue caratteristiche primiere. Allora, fatto questo, lui, vedete, ora possiede l'incorruttibilità. In poche parole, lui ora con gli apostoli può parlare perché, anche se apparentemente ha lo stesso corpo di carne che gli apostoli conoscevano, però gli dà la dimostrazione che apparentemente sembra lo stesso, perché lui ha preso quella, diciamo, quella forma, amen, primiera. Però gli dimostrò di entrare a porte chiuse. Amen. Quindi non era come prima. Vedete che ora era diverso Gesù, aveva rivestito il suo vero corpo spirituale primiero, ora entra a porte chiuse, alleluia, amen. E così come lui ha questo potere, ha ora questo potere, alleluia, di poter parlare ora anche con gli apostoli, alleluia, di potersi fare toccare, perché effettivamente ora loro e ogni credente, essendo stato lavato e purificato, alleluia, può comparire davanti a lui, perché ecco lui intanto ha, ripeto, con il sacrificio lavato, e poi essendo lui ora rivestito della sua vera natura, ecco, anche se ci dovesse essere del peccato, diciamo qualcosa di impuro, viene subito purificato quell'essere. Amen? Alleluia. Viene subito purificato perché il suo corpo ora intiero, come lo era prima, che cosa fa? Quando lui si presenta, dal suo corpo si sprigionano queste sue energie che lui purifica, disinfetta, sterilizza, come vogliamo chiamare. Amen. Quindi l'essere viene sterilizzato davanti a lui, cose che prima no, perché non aveva ancora rivestito il suo corpo iniziale, originale, e quindi Maria Maddalena non lo poteva toccare, perché lui non l'avrebbe potuto sterilizzare. Amen, gloria all'Altissimo. Invece una volta, vedete, andato al Padre,
rivestito nuovamente il suo essere, e torna e ci dice a Tommaso: toccami. Alleluia. Amen. Vedete, fratelli, da una frase, da un versetto, quello che il Signore ci ha dato da capire questa sera. Ecco, tu sei degno, e guardate che tutti lo ripetono in continuazione, i 24 anziani, amen? Si prostrano, dice, tu sei degno perché sei stato ucciso, alleluia, amen? E gli viene preso, allora, si prostrano, quando ebbero preso, i quattro esseri viventi, i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra delle coppe piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso. Perché se tu non fossi stato ucciso, tu non eri degno. Ma capite? Se tu non fossi stato ucciso, tu non saresti stato degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. Sei degno perché sei ora purificato. Cosa capisci? Perché sei stato ucciso. Se non avesse avuto valore, a che pro? Invece tu sei degno perché sei stato ucciso. Alleluia. E con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Quindi col tuo sangue ci hai purificato a tutti. A chi è sulla terra, sotto terra, in cielo, a tutto, dappertutto. Alleluia. E ci hai fatto re sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulle. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Alleluia. Amen. Il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia, che dicevano a gran voce, seguite attentamente, che dicevano a gran voce: degno, gli angeli ora, prima erano i quattro esseri viventi e i 24 anziani, ora sono gli angeli che dicono, alleluia, a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso. Vedete, anche gli angeli dicono che Gesù è degno perché è stato ucciso. Alleluia. Di ricevere la potenza. Ecco, vedete che Gesù ha ricevuto la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione, cioè quelle virtù che aveva prima. Perché è stato ucciso. Alleluia. Udì ancora ogni creatura, perché per dire, vedete, perché allora, poi udì anche ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in esse, che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello, pure quelle che sono in mare, tutto, all'agnello, vedete, non dicono al figlio di Dio, all'agnello, per fare, per non essere ancora, pure loro, ripetitivi, per dire perché sei stato ucciso, ma quando loro dicono l'agnello, sottinteso, ucciso. Alleluia. A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria, la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Alleluia. Amen. E qui mi fermo, perché il Signore mi dice di fermare. E come sempre, insieme agli angeli, diamo a Lui l'onore, la gloria, la benedizione, la forza e ogni cosa. Amen. Alleluia. Quindi al Padre, al Figliolo e allo Spirito Santo. Amen. Ora e sempre in eterno. Alleluia.
Grazie Padre Santissimo, alleluia. Che Signore non ci hai lavati, riscattati con oro, con argento o qualche potente detersivo, alleluia, ma ci hai imbiancati, purificati, alleluia, col tuo prezioso sangue, alleluia, grazie, perché adesso siamo liberi, liberi dal peccato, liberi dal male, liberi dal maligno, alleluia, ora siamo i tuoi figli, Signore, ora viviamo alla tua presenza, insieme agli angeli del cielo, qui in terra e lassù nel cielo, per tutta l'eternità. Così continua a benedirci, ad ammaestrarci, Signore, a prepararci per il regno dei cieli. Ti chiediamo di accompagnarci alle nostre case e di benedirci insieme alle nostre famiglie. Nel nome di Gesù, con te da noi, benedetto ora e sempre, in eterno. Amen. Amen. E come dico sempre, al termine di ogni inculto, beh, sappiamo sempre qualcosa di nuovo e tante volte il Signore ci ricorda anche le cose che ci ha detto, come si fa a scuola del resto. Gli insegnanti insegnano cose nuove e ricordano quelle vecchie per non farcele dimenticare. Noi siamo stati alla scuola del Maestro, del vero Maestro, alla scuola di Gesù. E lo vogliamo ringraziare e benedire. Io vi ricordo che Radio Messaggio Cristiano trasmette i culti come questa sera, ogni martedì e venerdì. E le dirette del fratello Nino ogni domenica mattina alle 10:15, sempre via radio su YouTube e Facebook. Se desiderate contattarci potete farlo sempre a questo numero che culto dopo culto e trasmissione dopo trasmissione vi ricordiamo: 349 64 11 232. Radio Messaggio Cristiano vi terrà compagnia con l'ultima trasmissione e sulla nostra pagina Facebook troverete il versetto del calendario e saluti e la buonanotte del fratello Nino. Qualcuno vuole che io ripeta il numero, qualcuno via radio? Bene, 349 64 11 232. Pace a tutti e alla prossima trasmissione del culto.